e verrà presentato sabato 11 giugno al Broletto di Piazza della Vittoria a Pavia il nuovo libro di Deborah Borgognoni, scrittrice pavese che nel suo ultimo volume ha voluto incrociare la vita e le storie di tante donne. Ascoltiamola ai nostri microfoni. Verrà presentato per la seconda volta, ma per la prima qui a Pavia, l'11 giugno, quindi sabato prossimo, alle 11 al Broletto, in Piazza della Vittoria 14. Cosa potrei dire di Tu non spegnere le luci? Intanto è un libro che è stato soffertissimo. Cioè, diciamo che l'idea è nata quando avevo 16 anni, per un racconto di una signora del mio paese, dove vivevo allora, che mi ha raccontato la storia della sua trisavola, che è la sua trisnonna. Questa storia io me la sono scritta, perché lei mi ha detto portati un quaderno, registriamo tutto con il registratorino portatile, con questa cassettina. E era lontano 96, lontano perché effettivamente è lontano, sono 20 anni fa. E io da lì ho scritto questo racconto, e poi negli anni, insomma, quando avevo già 30 anni, 31 anni, sono nate tutte le altre tre Elisa, quindi le altre tre donne, quindi parla di quattro donne, proprio una storia vera. Una donna vera che è realmente esistita, che ha avuto una storia tutta sua dell'Ottocento, è stato faticoso, mi è piaciuto, non lo volevo più lasciare, però l'ho lasciato, dai.